insieme a me, muovendo abissi di perché. Sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma. Soli siamo noi in questa notte, quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri, e poi chissà. Raccolta Non rubate la mia vita, sono già colmo di balzani presagi. Sono già colmo di balzani presagi. Ora che il timpano auricolare destro assorbe a malapena il caos di motori arrugginiti, la feccia di pagliacci umani, la polvere del nulla, schierando eventi di memorie, gli stelli a forma di scacchiera, il padiglione sinistro reticola notizie drogate. Sarà la prima volta che prima volta, l'ultima. Ho tempo ancora per ricomporre mosaico dal centro al nulla, zigrinando in fuochi a spirale, verso infiniti agganci alla follia nel mi bemolle minore, per un bel sogno che non dura sempre. Dalla raccolta davanti al tempo, sono quella cornice vuota, quel vuoto incoronato, sotto un vento d'incanto sono un curvo pastore di illusioni, sono quel tronco calo che vive un mattino in sofferenza d'arsura, nero di insetti, ma lui bucava. Estrema reliquia, la povertà silente del perdono. Thank you.
raccolta davanti al tempo, sruma, notte di cani, fantasma notte. L'ultimo quarto nell'immenso dei vicoli è sotto il duomo di coglieva l'ora. Era carne la carne, era sangue il respiro. Notte, notte odorosa d'alga. Fossi ombra, sode già l'alba, tristi strilli di uccisi uccelli. Dalla raccolta io fui mortale, tra eutanasia e ghigliottina. Tra eutanasia e ghigliottina, le mie sbizzarrite molecole, tra sortileggi, avvenenti attese, improbe rincorse nella nebbia, oppure disincanti, monotone certezze, tranquille soste sulle spiagge, le mie sfavillanti molecole hanno fermato il tempo all'improvviso. E così sia. Dalla raccolta davanti al tempo, un taglio. Un taglio alla fune del timone. Sobbalza come la trottola sulle molliche di pane. Sfugge, corda indefinita. Movenza soffice d'ora di sole. E vortice di fantasia di specchio. Se invece sei colpevole e mentissi, se sei colpevole e fuggi, e verso luci te ne fuggi, ossessive, se sei colpevole e premi, respiri e sangue, t'annulli avvilendoti, tu mi rincontrerai, acerbi altari a lustrare, indifferenti vuoti a credere, parole a piangere, sfide a creare, curvi, colori oscuri e matti a muovere in malinconie tossiche,
più di un fumo giallo e denso. Ed io ti parlerò di cani e di animali. E ne parlo di alberi sconfitte, di ore mai vissute, di stelle. Ed io ti creerò bellezze e ti richiamerò ricordi. E la mia mente, lenti accordi, espia. Dalla raccolta di poesie La mia vita mai vissuta. Volteggio. Volteggio arrotolato in un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tulle e le scarpette bianche, seguendo melliflua sdolcinata sviolinata. Oh, com'è bello il ballo del mio cigno! Intanto il vento di ponente ha sbrindellato stoppini e maschere, sconvolge e ricompone, superbo, nel moto andante maestoso, sipali, nuvole, di stelle e di galassie. Ho smesso di essere clessidra, ma non sarò battaglio in dondolo per indicare l'ora di un cucù. La classifica finale della sezione giornalismo 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020
ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di Ila, con la collaborazione nella casa editrice di Sextante di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica I Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'Associazione Algerina Ada di Dalila Bouchalfa. La classifica finale della sezione giornalismo 2020 per la nona edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da 4 differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 145 e questo è il risultato finale. Quinto premio, codice G09, Sasha Savastano, che ha preso 13 voti. Sasha Savastano è Happening Culturale al Miramare e Castello. Articolo scritto e pubblicato il 19 maggio 2010. Chiuso un capitolo, se ne apre subito un altro. A meno di un mese dal termine ufficiale del progetto La Mia Isola, che grazie alla guida congiunta di Bruno Mancini e Roberta Panizza era riuscito nella difficile impresa di far ricomparire Ischia tra le capitali poetiche italiane dopo anni di buio, trova i crismi dell'ufficialità alla nascita di un nuovo e più ambizioso programma. Dalle ceneri de La Mia Isola nasce, infatti, il progetto La Nostra Isola, che oltre a raccogliere il frutto di 2 anni di lavoro proficuo, dovrà riuscire ad allargare gli orizzonti e gli obiettivi, peraltro già di tutto rispetto del lavoro iniziale, innalzando, per così dire, a livello successivo l'intera mole progettuale, per puntare ad un ulteriore sviluppo dell'idea. Spiega Mancini in una nota ufficiale, è necessario provvedere ad elaborare una nuova più complessa ed articolata struttura atta ad utilizzare al meglio tutte le potenzialità artistiche ed operative che in quest'ultimo anno si sono rese disponibili a collaborare con noi. Un rinnovamento che non tradisce dunque antiche e ben piantate radici. Assolutamente, risponde Mancini. L'obiettivo rimane quello di restituire alla poesia il palco di primo piano che le compete nell'economia culturale della società italiana. Il percorso l'abbiamo già tracciato, non rimane che seguirlo. E bisogna dire che non si è perso tempo. Sono già allo studio diverse iniziative di grande impatto che dovrebbero sdoganare presso un pubblico molto vasto i lavori poetici dei vari autori aderenti al progetto. Si pensa, infatti, alla creazione di un premio di poesia di portata nazionale, alla formazione di strutture regionali analoghe a quella ischitana in grado di diffondersi capillarmente sul territorio, alla traduzione delle antologie poetiche in varie lingue e via discorrendo. Di certo le idee non mancano, nell'entusiasmo e la forza di realizzarle. Si aprirà, infatti, il prossimo 19 luglio al Miramare e Castello di Ischia Ponte l'evento di presentazione dell'antologia poetica Ischia, un'isola di, a cura del progetto culturale La Nostra Isola di Bruno Mancini e Roberta Panizza. La 6 giorni, che comprenderà, oltre alla lettura di stralci del volume, anche diverse incursioni nell'intrattenimento, darà modo agli autori delle liriche di presentarsi a pubblico e stampa e la possibilità a diversi enti, isolani e non, di porgere il proprio saluto e di palesare il proprio appoggio all'iniziativa tutta. Naturalmente l'attenzione maggiore è tutta attorno ai poeti, grandi protagonisti delle serate, che vedranno, in alcuni casi, per la prima volta, le proprie opere recitate da artisti di grande esperienza di fronte ad una platea piena di addetti ai lavori e di inviati dal mondo dell'informazione. Un mix molto interessante che si arricchisce anche del talento e dell'esperienza di scrittori già noti ed affermati che hanno già avuto modo di prendere parte, con le loro poesie, alle antologie precedenti. Iniziano già a fioccare conferme riguardo i nomi delle personalità dal mondo dell'arte e della cultura che prenderanno parte alla kermesse. Da Antonio Mencarini ad Alberto Liguoro, passando per stimati e talentuosi musicisti come Raffaele Colombo ed Antonio Dipinto, i quali peraltro allieteranno lo svolgersi dei lavori con il loro grande talento chitarristico. Da ricordare anche il grande contributo offerto dalla pittrice Nunzia Zambardini,
le cui opere saranno esposte in una mostra pittorica già aperta al pubblico proprio in questi giorni. Presso gli hotel Miramare e Mare Blu, di indubbia importanza che farà da gustosissimo contorno alla portata principale. Ma si è solo all'inizio. È facilmente prevedibile che nel mese che ci separa dall'inaugurazione dell'happening culturale saranno tante altre le ufficializzazioni riguardanti altri ospiti eccellenti, che arricchiranno ulteriormente il tutto. Non resta che aspettare. Sono state inoltre resi noti i nominativi di alcune personalità che affiancheranno Mancini e Panizza nella gestione del progetto. Uno di essi è Luciano Somma, che ha accettato gli incarichi di direttore musicale e di responsabile delle giurie dei premi. Quarto premio, codice GO08, Michela Zanarella, che ha preso 17 voti. Michela Zanarella intervista Tiziana Mignosa. Dalla poesia alle favole, una poesia affascina sempre, esplora i territori dell'anima, crea emozioni. La poesia è colore, suono, parole. Tiziana Mignosa sa far rivivere con passione e competenza questa preziosa linfa d'espressione. L'autrice nasce a Siracusa ma vive e lavora a Roma ormai da diversi anni. Pittrice, poetessa e scrittrice, nel 2007 pubblica con Edizioni Creativa I Segreti del Cielo, una silloge poetica. Nel 2008, sempre con la stessa casa editrice, La Storia Senza Fine, romanzo. Nel 2009 con Narrativa e Poesia e La Volta di Perché, romanzo, e, sempre nello stesso anno, Piume d'Anima, una silloge poetica scritta insieme ai poeti Rita Minniti, Maria Grazia Vai e Nunzio Buono. Nel 2010 la prima raccolta di favole, Le Sette Favole per Imparare a Sorridere, opera vincitrice del terzo premio letterario, Favole, Cammini e Percorsi 2010. Edizione Miele, da molti anni è presente con le sue poesie in diverse raccolte antologiche e, dal 2007, anche in rete con poesie, racconti e fiabe. Oggi, per i nostri domanda, qualche volta il poeta riesce con pochi tratti a dare di una esistenza umana quella piena sofferenza intima che lo caratterizza. Ti riconosci in questa possibilità poetica? Risposta: ovviamente sì, la poesia è la sintesi della gioia e dei dolori che caratterizzano la vita visibile e invisibile dell'umanità in cammino. Domanda: il poeta quando è catturato dalla poesia è come se si trovasse in una realtà temporale dove il suono delle parole rappresentano degli arpeggi spirituali che mettono in vibrazione le parti più recondite dell'essere, ancora incatenato alla propria esperienza terrena. Cosa pensi di questa definizione di ispirazione poetica? Risposta: sono d'accordo. Il poeta è colui che attraversa il ponte che collega la terra all'infinito. È un viandante assetato di bellezza che coglie le ore della terra e la magia che sfiora la sua anima per trasformarle in parole da donare a chi ne vuole respirare l'essenza. È uno specchio magico che viaggia al di là del tempo e dello spazio e, mentre narra del sentimento del mondo, riflette il cuore di chi legge, che in esso vede la luce o il buio della sua anima. Domanda: la proprietà della sintesi, il lampo dell'immagine, il gesto cruento, la critica sociale sono tutti elementi che risultano indispensabili e si dipanano qualche volta nell'espressione poetica. Nella tua poesia riscontri qualche elemento appena accennato? Risposta: quando un autore scrive una poesia segue sempre una sua traccia mentale, una sorta di trama a matita sulla quale passa, dopo, l'inchiostro, trasferendo così l'emozione di un attimo dall'impalpabilità del pensiero alla realtà tangibile. Per quanto mi riguarda non attraverso territori già battuti. Non seguo regole comuni ma solo quelle del mio sentire legate al momento esatto in cui scrivo e a nient'altro. Ascolto il linguaggio dell'anima e per me quello è già poesia. La tecnica è un'altra cosa, quella si impara leggendo i grandi del passato o i contemporanei e facendo esperienza diretta. Ovviamente, la capacità di sintesi e il riuscire a immortalare attimi di vissuto è determinante per una poetica che abbia una sua musicalità e un'armonia d'insieme. Domanda: il tuo essere poeta è nato da cosa? Cos'è che ami di più nello scrivere e nelle parole? Risposta: scrivo da quando ero bambina e un po' di tutto. Le parole, insieme ai colori, rappresentano per me, e da sempre, la libertà di viaggiare oltre il visibile e l'udibile umano. Quando la poesia decide di mettersi in contatto con me, mi martella la mente fin quando non la secondo. Insomma, sono una di quelle persone che si è folgorata dall'ispirazione e sta guidando. Si mette a scrivere al semaforo mentre è rosso, mette la freccia e si accosta lasciando il motore acceso.
perché un pensiero vagante richiede un'immediata attenzione e pretende di essere fermato su carta. Insomma, ogni momento può essere quello giusto, quindi sono sempre vigile e pronte e, soprattutto, con carta e penna a portata di mano, notte compresa. Quello che amo di più nello scrivere è l'immensa gioia che provo nel poter essere e fare qualsiasi cosa. Lo scrittore, infatti, soprattutto nel momento in cui decide di creare, fa un viaggio verso luoghi e identità infinite e contemporaneamente entra in contatto con l'anima del mondo e la sua parte più autentica. Questo è sempre un momento di grande importanza, un momento di grazia, anche se, a volte, la gioia che si prova ha le sembianze del dolore. Domanda: cosa è la poesia per te? Risposta: è l'incontro con la nostra parte migliore, quella che vive al di là del quotidiano, quella che si avvicina di più ai nostri sogni. Chi veramente è poeta diventa poesia, respira poesia. Si nutre di poesia e riesce a scovarla e a vederla ovunque, anche in quelle cose che sembrano all'antitesi della poesia stessa. Terzo premio, codice GO10, Anna Alessandrino, che ha preso 17 voti. Anna Alessandrino, c'è differenza tra canzone e poesia? Canzone e poesia sono come due vecchie cugine che hanno qualche parente in comune, a tratti, percorrono la stessa strada. Magari non si somigliano neanche fisicamente. Magari una sarà più attraente dell'altra, ma l'una avrà qualcosa dell'altra. Ed ecco che ci saranno poesie che alcuni diranno brutte. Per me, non ci sono brutte poesie. Ognuna di esse nasce da un'emozione e se chi legge non la coglie è perché in quel momento egli non è sulla stessa lunghezza d'onda di quelle emozioni. Così come ci saranno belle canzoni che potrebbero essere paragonate a poesie. Ma solo paragonate, i testi di De André, ad esempio, pur essendo poetici. Tanto che lo stesso Edoardo Sanguinetti afferma che il testo di una canzone può essere poetico, non sono poesie, anche se spesso De André scriveva in metrica come fece con la canzone Bocca di Rosa. Lo considerano poeta, ma egli stesso non si è considerato che cantautore, forse perché sapeva benissimo che per un cantautore musica e testo si completano. I versi della poesia, infatti, non hanno bisogno della musica, in quanto nascono con una propria musicalità. Dunque, la differenza tra canzone e poesia nasce proprio nella testa dell'autore. Anche Francesco De Gregori tiene a precisare che le canzoni non sono poesie, ma letteratura come il cinema e il teatro. Consentono, quindi, di conservare la memoria del passato, come disse Marcel Proust, o di portare i segni del presente, come disse Giulio Ferroni. Eppure, nel 1992 e nel 1993 il premio di poesia Guggenheim Montale è stato attribuito proprio a due cantautori come Paolo Conte e Francesco Guccini. Così come i testi di alcuni cantautori appaiono ormai da anni nelle antologie scolastiche, agevolando il cammino dei giovani verso la poesia alta. O altra, è ancora. Se ci sono cantautori laureati poeti, ci sono anche poeti improvvisati parolieri. Calvino, Fortini, Pasolini, tanto per citarne alcuni tra i più famosi. Tutto questo avviene perché, e nessuno potrà dissentire, tra canzone e poesia c'è un parente in comune, un parente molto stretto che si chiama ritmo. Secondo premio, codice GO505. Ha preso 26 voti Daniele Bartocci. Daniele Bartocci, un bambino che si trasforma in fuoriclasse, l'evoluzione incredibile del CT Roberto Mancini. Un fuoriclasse vero, un gentleman dentro e fuori dal campo. Fuoriclasse incredibile. Ricordi che sfociano in lacrime profonde. Ebbene sì, lacrime firmate, lacrime preziose, lacrime di fuoriclasse. Numerose perle di saggezza, retroscena. Flashback ai segreti di un campione chiamato Roberto Mancini, raccontati nella sua iesi, nella sua terra, davanti al suo popolo che lo ha sempre amato fino in fondo. Una miriade di ricordi che si intrecciano e si accavallano, fino a formare un fantastico canovaccio narrativo tanto caro al quartiere Prato. Lacrime, tante lacrime. Nel maggio 2012, Roberto Mancini fece visita al campo sportivo Boario, nel quale alcuni giovanissimi della scuola calcio della Junior Gesina, lui intitolata, gli rivolsero alcune domande. Studiate, divertitevi. Allenatevi seriamente e credeteci fino in fondo, furono questi i consigli dell'attuale allenatore della Nazionale Azzurra ai giovani che ambiscono un giorno a palcoscenici di primo livello. Socializzate con i compagni, ascoltate e rispettate gli allenatori e i genitori, in quanto l'educazione rappresenta una componente molto rilevante nel calcio di oggi.
Insomma, non dovete mollare mai. Ricordatevi, comunque, di restare sempre con i piedi per terra, in quanto arrivare ad alti livelli è una cosa particolarmente difficile. Il noto mister della scuola calcio della Junior Gesina, Alfredo Zepponi, ovvero colui che addestrò Mancini da bambino, in quel periodo lo descrisse così. Roberto Mancini era sempre il primo a presentarsi alle sessioni di allenamento durante la settimana, era sempre il primo a iniziare la corsetta all'interno del rettangolo di gioco. Era sempre il primo a fare gol, sia in settimana sia nel weekend. Il nostro Roberto si mostrò sin dai primi anni dell'attività calcistica un leader indiscusso dentro e fuori dal campo. Un capitano formidabile e un allenatore aggiunto sul terreno di gioco. Come per dire, campioni si nasce, non si diventa. Un grazie particolare a mister Alfredo Zepponi non lo nasconde l'allora tecnico del Manchester City. Credo di ricordarmi bene, ero anche il primo a dare il primo morso al panino. Prosciutto e mortadella erano le mie specialità. Tutto questo per dire, credete in voi stessi e in quello che fate. Un giorno potrete diventare grandi. Anche nel 2010, ospite del club Panathlon presso l'hotel Federico II di Jesi, Roberto Mancini disse la sua riguardo ai giovani calciatori, nel calcio di oggi. A ragazzini italiani interessanti vengono preferiti giocatori stranieri, spesso di fama, sulla carta maggiormente affidabili. Questo perché è la cosa più importante nel mondo calcistico odierno. È vincere sempre. Gli allenatori tendono ad andare sull'usato sicuro, togliendo tanto spazio ai giovani. È però opportuno aggiungere che questi ragazzini non hanno la stessa voglia e la stessa fame che si avevano alcuni decenni fa. In passato allenarsi anche una sola volta con la prima squadra era meraviglioso e si rimaneva con i piedi per terra. Oggi invece si pensa di essere arrivati al top dopo un semplice allenamento. Ciò crea effetti tutt'altro che positivi sul calcio italiano e sul suo futuro. Lo Jesino, bombardato dalle domande dei presenti, aveva anche cercato di spiegare le difficoltà evidenti del calcio italiano a differenza del pallone britannico. Mancini evidenziò il fatto che in Italia si dà troppo peso ad ogni singolo episodio e situazione, anche arbitrali e a quelli più banali. Ciò spesso crea attrito tra società, giocatori, staff tecnico e federale. Il VAR oggi risolve questo problema? Al contrario, in Inghilterra, ad esempio, c'è meno pressione da parte della stampa e della televisione e i giocatori vivono la partita come un divertimento, quasi da dilettanti, senza drammi né troppe polemiche. Il mancio del quartiere Prato, sempre in occasione della cena del Panathlon 2010, concluse con una battuta e un apprezzamento per la nostra città. In questo periodo sto a Jesi molto spesso, mentre nel passato venivo solamente un paio di volte all'anno. Qui si vive sempre bene, c'è un clima tranquillo e me ne sto volentieri comodo a casa, dove posso gustare i cappelletti di mia madre. Roberto Mancini tuttora ama la propria città e anche prima che divenisse allenatore dell'Inter si vedeva spesso nella città di Federico II, specialmente in piazza. Magari pedalando una bici con le sue gambe e il suo stile da fenomeno. Quindi vince il premio della sezione giornalismo 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 28 e il codice GO07. Emanuela Di Stefano. Complimenti alla vincitrice e anche a tutti i finalisti. Bravissimi, complimenti a tutti, bravissimi. Ora vi leggo l'articolo vincitore del primo premio, GO07, Emanuela Di Stefano. La recensione è di Letizia Cagliazzo. Essere sedotti dal cromatismo e dai fascinosi effetti della digital art di Letizia Cagliazzo è fatto ormai noto, ma senza alcun dubbio, il suo universo è un magico gioco, non solo di creazioni visive, ma di simbologie che nella nuova dimensione virtuale si ritrovano ad essere libere espressioni vitali, in cui l'immaginazione trova la sua completezza con la realtà. Baciata dall'ispirazione, trova la sua massima espressione nel fruttuoso connubio tra arte e tecnologia, dichiarando chiaramente la poetica di una mutevole creatura che spazia tra le diverse tecniche e soggetti, capace di sorvolare una dimensione che appartiene soltanto a chi sa ascoltare la melodia infinita del proprio sentire, con estrema eleganza e semplicità comunicativa.
Il suo linguaggio rientra in quello che potremmo definire il filone delle nuove creazioni visive, una terza dimensione plasmabile dallo slancio percettivo dell'artista stesso, un passaggio dal reale fino al raggiungimento di un'opera unica ed irripetibile. Una tecnica quindi, quella della computer art, che non ha limiti, esattamente come la mente di Letizia, che riesce a scatenare una vera e propria rivoluzione dell'immaginario collettivo. Osservando le sue opere si percepisce libertà e impulsiva imprevedibilità, ove tutto è possibile, un camaleonte dell'arte contemporanea che non rifiuta il richiamo delle origini ma le enfatizza facendole proprie. Esattamente come Marcel Duchamp in L-H-O-O-O-Q, più nota come La Gioconda con i baffi. E così che anche la Cagliazzo fa sua l'arte classica, palesandosi nelle opere Bimbe, Insieme, La Finestra, Preghiera, La Violoncellista, Il Vecchio e il Mare, esempi chiari di coinvolgimenti della propria sensibilità e conoscenza. Bravissimi, complimenti a tutti, bravissimi. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.